Tartaruga Ninja della IDW numero 60. Sembra ieri che approfittai del numero 50 per iniziare a parlare appunto di questa fantastica serie a fumetti che esce con cadenze molto dilatate. Tecnicamente dovrebbe essere un bimestrale. E eccomi qua, a distanza di, non lo so, 3 anni, boh, parlare del numero 60, che non è iconico come il numero 50, ma comunque fa parte di un nuovo ciclo che è davvero entusiasmante da leggere. Tutto questo mentre in Italia esce anche The Last Ronin in italiano, l'ultimo Ronin, di cui parlerò prossimamente. Prima di cominciare vi chiedo come sempre, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi a questo canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di commentare il video con quello che ve ne è parso di questo numero, di questo video medesimo. Se state leggendo Tartarughe Ninja, se non lo state leggendo ma state seguendo i miei video per restare aggiornati, fatemi sapere qua sotto con un commento qual è il vostro momento preferito di questo numero e condividete il video con tutte le persone che amano le Tartarughe Ninja. Dobbiamo farci uniti in attesa del film che uscirà a fine agosto al cinema. Questo numero contiene semplicemente due storie, di solito ne contengono anche tre gli ultimi numeri delle Tartarughe Ninja imbrossurato. Qua invece ce ne sono solo due, c'è cioè la continuazione della storia di Jennica con i suoi vecchi amici, con la sua vecchia gang, prima di quando fosse una tartaruga, prima di quando fosse una ninja del piede, prima di Splinter e di tutto, quando era una semplice teppista di strada. E poi c'è invece la storia principale che prosegue con quello che si potrebbe definire, se fossimo in un videogioco, non un boss finale, un nemico non particolarmente grosso, non particolarmente, non lo so, potente, ma semplicemente un boss di livello da superare per far andare avanti il progredire della trama. Questa è la storia principale in questo numero, per quello dico che non è un numero così emblematico come il 50, ma ci fa finalmente rivedere le Tartarughe Ninja in azione. Nel numero scorso si è approfittato di Jennica proprio per farle riunire dopo 6 mesi di lutto, dopo la morte del maestro Splinter. Qua invece è la loro prima, che ne so, come posso dirla, uscita in azione per salvare delle persone o dei mutanti in questo caso. La storia di Jennica, che continua con queste tinte alla Spider-Gwen, è scritta e illustrata da Bram Revell. Ci tengo a dirlo perché ormai sappiamo che invece la storia principale è tutta condotta da Sophie Campbell. La storia di Jennica è molto interessante, ci eravamo lasciati con questo capo teppistello che si era fatto infinocchiare perché qualcuno ha messo in giro la voce che potrebbe esistere una cura per gli esseri umani che sono diventati mutanti. Quindi, a scanso di equivoci, questo numero lo mette bene in chiaro: finora non si era mai parlato di cura. Noi fan vecchi di vecchie trasposizioni di Tartarughe Ninja potremmo anche iniziare a confonderci su in quale versione ci siano stati antimutagene e in quale no. Ce ne sono stati in Tartarughe Ninja The Secret of the Ooze, ma quell'Ooze era come quello della serie originale, faceva diventare solo i mutanti degli esseri umani e l'hanno usato per far tornare allo stato animale Tok e Razar perché erano troppo pericolosi. Lo abbiamo visto in qualche puntata delle Tartarughe Ninja dell'87, dove il maestro Splinter torna ad essere Amato Yoshi, dato che in quella versione il maestro Splinter è Amato Yoshi. In questa versione pare non ci siano indicazioni sulla cura. Vi ricordo sempre che in questo numero il mutageno e il liquido isotropo, adesso non so come si chiama, sembravano essere due cose separate all'inizio della storia, quindi può essere che le due cose non collimino. Può essere che, se non sbaglio, il mutageno anche in questa versione era stato dato da Krang a Baxter Stockman in questo caso per fare degli esperimenti e per dargli un esercito di animali mutanti. Qui scopriamo in fretta che la cura è una bufala e il piano è stato, come si dice, messo insieme, la voce è stata sparsa, niente po' di meno che da Bebop e da Rocksteady, che appunto loro si sa in parecchie versioni sono dei, come si può dire, degli umani trasformati in mutanti, che sono orgogliosi della loro trasformazione in mutanti,
Di conseguenza, volevano semplicemente attirare gli esseri umani che invece volevano tornare umani per picchiarli, per fargli brutto, perché loro sostengono che invece essere umani è meglio. Questa storia serve anche a Jennica per crescere, per rendersi conto che la sua situazione di umana mutata non è poi così male rispetto, per esempio, al destino di altre persone, e che lei ha la forza per accettare questa condizione, a differenza appunto di altre persone come i suoi vecchi amici, che invece sono disperati al punto di credere alle baggianate di Bebop e Rocksteady. Storia molto carina che ci può far capire, che può servire in futuro per farci capire come Jennica accetta la sua nuova condizione. Come dicevo, la seconda storia, che è quella principale, parla appunto di un nemico, di una sorta di, non lo so, uomo nero o mutante nero, non so, che si aggira in Mutant Town, che è il ghetto mutante istituito dalla città di New York per proteggere gli umani mutati in mutanti dopo la bomba di Vecchio Diavolo, dove le tartarughe ninja, riunitesi da poco, hanno aperto un dojo, il clan Splinter, per allenare tutti i giovani mutanti all'interno di Mutant Town per aiutarli a difendersi da soli. Tra questi giovani mutanti, questi giovani bambini umani mutati in mutanti, iniziano a sparire perché c'è un mostro, il cosiddetto strisciante, come lo definisce Lita, la tartaruga albina che dal numero scorso ha fatto breccia in questa serie e sarà molto importante in futuro. Ha narrato a Leonardo questa storia, questa favola, questa leggenda. Leonardo purtroppo perde un po' la pazienza perché stava perdendo i ranghi dei suoi studenti di arti marziali e non crede a Lita, che scappa e ovviamente viene rapita. Appunto poi si istituisce un gruppo di ricerca composto dalle varie tartarughe che vanno a cercare Lita per scoprire che non è l'unica bambina rapita, sparita, che quante rime sto facendo, da questo strisciante. Si scopre che lo strisciante esiste davvero e pare essere una creatura mutata. Questo numero getta le basi per un concetto che prima non avevamo mai affrontato. La bomba di Vecchio Diavolo può aver fatto più danni collaterali di quelli che si pensavano, e può appunto aver mutato anche degli animali, ma non totalmente, dove appunto il corpo di questi animali è stato mutato, ma la mente è ancora quella animale. Per questo dico, non c'è un boss di livello estremo in questo numero, è semplicemente un grosso animale mutato, molto pericoloso, di cui le tartarughe ninja si devono occupare. Il fatto che non ci sia un nemico maligno, malintenzionato dietro a questa storia permette meglio alla storia di scorrere, permette meglio alla storia di mostrarci l'interazione tra i vari protagonisti, che ci eravamo un pochino persi nei numeri scorsi, specie l'interazione dal punto di vista di squadra di combattimento. Mi ero giusto lamentato che non c'era April O'Neil in Mutant Town, che il fattore umano rischiava di perdersi. Sembra che qualcuno mi abbia sentito, nonostante questo numero sia stato scritto anni fa. April O'Neil in questo numero scopre che Baxter Stockman sta, come si dice, monitorando Mutant Town dall'esterno e è a conoscenza dello strisciante e stava semplicemente tenendolo in Mutant Town con i suoi Mauser per evitare che andasse fuori nel mondo esterno. April O'Neil si rende conto che Baxter Stockman non tiene assolutamente conto degli esseri umani adesso che sono mutati in mutanti, e che non gliene fregava nulla se questo strisciante avesse rapito i bambini di Mutant Town, e quindi minaccia di svelare le sue losche, i suoi loschi traffici all'opinione pubblica. Quindi torna un po' la giornalista April O'Neil, se così vogliamo dire, oltre che assistente di Baxter Stockman, se non gli lascia carta bianca per gestire Mutant Town. E quindi presumo che da questo numero compreso, dove vediamo appunto April O'Neil gestire, come si dice, la situazione, entrare in contatto con le tartarughe ninja, se non sbaglio in modo anche fisicamente entra in Mutant Town, se non sbaglio, adesso non ricordo, vediamo questo, e pare che ci venga detto che anche nelle prossime occasioni sarà April O'Neil
a collaborare come rappresentante umana di Mutant Town, o comunque come interscambio tra Mutant Town e la città esterna di New York. Pare che però Baxter Stockman in realtà volesse anche le uova di questo strisciante, che sono state prese da due Mauser e probabilmente saranno importanti in futuro, non ve lo so dire, però intanto ve lo dico. Mi ero dimenticato, scusate, ho detto che ci sono due storie, invece anche qui ce n'è una terza, però è semplicemente uno slice of life ed è di quattro tavole. È giusto per la gioia di vedere un attimino delle protagoniste passare del tempo insieme, però appunto non è fondamentale allo scorrere della trama. Vediamo semplicemente Jennica, Alopex, Sally Pride e Mona Lisa che stanno tutte e quattro assieme in una giornata dove fortunatamente non ci sono nemici da combattere, si annoiano e si rendono conto che non hanno dei passatempi normali come tutte le persone e cercano di fare le cose che fanno i normali per divertirsi con risultati disastrosi per poi arrendersi e fare quello che invece sanno fare meglio, allenarsi, costruire tecnologie, eccetera, eccetera. Questa cosa è molto carina, io l'associo sempre ai nerd che probabilmente a volte quando sono stanchi di fare cose troppo nerd cercano di fare, non so, di passare il tempo in modo normale, magari guardando la TV spazzatura, che ne so, fare attività diverse da quelle prettamente nerd e si accorgono che non fa per loro, ma ci potrebbe stare. Molto carina come cosa, mi ci sono rispecchiato quando appunto, non tanto adesso, ma quando magari in passato tentavo di fare delle attività non nerd per passare il tempo e mi rompevo le palle, quindi molto carina come storia. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di tutto questo film che ho detto finora, fatemi sapere come procede il vostro rapporto con le Tartarughe Ninja, con l'arrivo di Jennica, che secondo me stanno introducendo in modo così graduale che ci può anche stare, diciamo. È proprio, a me non piacciono tanto queste immagini, copertine dove lei è buttata dentro così, però è finalizzato alla trama, però capisco che uno che non ne è a conoscenza dice perché c'è una nuova tartaruga, bla bla bla, perché le cose cambiano, lo capisco, però nella storia funziona. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.